Il ministro Sangiuliano ha annunciato che dal 1 gennaio 2024 sarà attiva l'indennità di discontinuità per le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. La platea a cui si rivolge sono tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori, quindi autonomi, subordinati, intermittenti senza obbligo di risposta, che versano in cassa ex Empals. Per accedere a questa misura sarà necessario aver lavorato minimo 60 giornate nell'anno precedente. Le giornate che verranno utilizzate per il calcolo dell'indennità di discontinuità non potranno però più essere utilizzate per il calcolo di altre misure, quale la maternità, la malattia, l'infortunio. Ad esempio, se nell'anno precedente hai lavorato 100 giornate, ma 50 di queste sono state utilizzate per il calcolo sulla maternità, non avrai più diritto ad accedere all'indennità di discontinuità. Per accedere alla misura, il tuo reddito non dovrà superare i 25.000 euro, sempre sull'anno precedente. Come e quanto verrà pagata l'indennità di discontinuità? Le 60 giornate minime verranno riconosciute nella misura di un terzo e saranno pagate al 60% del reddito medio imponibile. Perché riteniamo che questa misura sia sbagliata e inefficace? Innanzitutto perché è meno conveniente di misure già esistenti come la NASPI, perché durerà per meno tempo e andremo a percepire meno soldi. Secondo punto, perché considera il periodo di non lavoro come un periodo di nulla facenza dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Anche per questo il vago richiamo alla formazione nel decreto sembra più una copertura politica a un reddito che se no dovrebbero giustificare in altro modo, quando sappiamo benissimo che il tipo di formazione che serve alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo è un'alta formazione, non certo quella che viene erogata dai centri per l'impiego o dalle regioni. Terzo punto, perché questa misura va ancora una volta a penalizzare i lavoratori poveri del settore, perché andremo a percepire i soldi in base a quanto abbiamo guadagnato e lavorato nell'anno precedente. Il carattere assistenzialista della misura non risponde alla condizione di intermittenza che è connaturata nel nostro lavoro e non considera il fatto che i periodi di non lavoro sono per tante e tanti di noi periodi di formazione, di ricerca e di produzione. Per questo continueremo ad opporci a questa misura e a proporre alternative e proposte. Invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a mobilitarsi sui posti di lavoro e a tenersi in contatto per future mobilitazioni.